Ciao ragazzi, benvenuti su Gastrip Drums. Come potete vedere, oggi non sono nel mio solito studio, ma sono da Play Music Store qui a Milano e non ho neanche la batteria montata oggi, perché voglio fare una cosa che a casa non potrei fare, ma potrei fare solo qui in mezzo a tutte queste batterie, e cioè montare la mia batteria ideale partendo veramente da zero, partendo dal fatto che sono seduto su uno sgabello ideale. Poi voglio andare un po' in giro per il negozio oggi a cercare tutto quello che mi piace di più, montarmelo e farvelo sentire. Quindi, prima di tutto, partiamo con la sigla e poi andiamo con la batteria ideale. Come vi ho detto, allora voglio partire proprio dalla base. La base per un batterista è stare seduto. Quindi ho deciso di prendere, ho trovato ovviamente in negozio, questo Roland Drumtron, che è veramente una comodità pazzesca, devo dire. Non è il seggiolino solito rotondo, ma è molto più ergonomico, devo dire, e quindi si sta veramente seduti in modo... avete capito? Però voglio passare alla batteria subito, perché ho un po' una chicca che è veramente molto interessante. Venite con me, perché tanto dalle camere, da questa, potete vedere me che giro in tutto il negozio. Quindi, eccola qua, ragazzi. Oggi voglio utilizzare, incomincio prendendo la cassa, cercando di non fare troppo baccano, questa Sonor Vintage White Oyster, che in pratica è una batteria che ho sempre voluto provare. L'ho vista in negozio e quindi ho detto: questo è veramente il momento di provarla. Ed è una batteria in pratica che si rifà alle batterie vintage di Sonor. Quindi adesso vado a montarla tutta, vado a prendere i pezzi eccetera, la monto tutta e poi la proviamo insieme. Mamma mia, ma la finitura è veramente pazzesca. Ah, mi servono un paio di bacchette. Andiamo a prendere le bacchette. Ho deciso di utilizzare queste 5B di Big Fert, perché in generale sono un po' più grandi rispetto a delle 5A, ovviamente sono 5B, ma mi piacciono di più. Molto bella accordata, anche un po' più alta così. Questa è da riaccordare. La lascio accordata così. Molto carina, più che altro ti fa venire un po' di idee diverse nel momento in cui suoni. E allora, questa è una batteria 10, 12, 16, cassa da 22, e tutta in faggio, e appunto che si rifà un po' alle sonorità vintage di Sonor. Ovviamente la cassa non la posso utilizzare perché ho bisogno di un pedale, vado a prendere un pedale. Eccolo qua, questo Speed Cobra di Tama. Questo è un pedale che mi piace molto, in realtà è un pedale abbastanza economico, ma la pedana è abbastanza lunga, io ho il piede abbastanza lungo, quindi funziona veramente molto 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 bene. Vado a togliergli questo, sentiamo la cassa. A posto, non l'ho toccata, funziona perfettamente. Possiamo andare direttamente a... prendo le aste, rullante, piatti. Ok, poi direi che dovrei aver tutto. Sulle aste, ragazzi, sulle aste, per semplicità anche in questo caso, ho deciso di prendere queste lightweight di Yamaha, perché sono veramente molto 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 maneggevoli. È facilissimo riuscire a maneggiare queste aste, perché veramente non pesano nulla. Ne prendo allora Charleston rullante, Crash Ride, e per ora direi che può bastare così, ma prendo subito il rullante ce l'ho già in mente e l'avete già visto in un altro video, sempre qui da Play Music Store a Milano, e cioè, dov'è? Eccolo qua. Raga, il Supra, ragazzi, il Supra Supraphonic di Ludwig, rullante veramente pazzesco, l'avete già sentito, è un rullante
sensazionale ed è il rullante che voglio mettere nella mia batteria ideale assolutamente proprio, ma senza pensarci un attimo. Mamma mia, che suoni ragazzi, che suoni, e che figata il fatto di poter girare appunto all'interno del negozio e dire boh, prendo questo, poi magari più che altro prendo questo, lo provo, non mi piace, lo poso e ne prendo un altro e magari è quello che è perfetto per me. Quindi veramente una bomba questa cosa. Mi mancano i piatti, con questa camera voi mi vedete tranquillamente che posso andare quindi laggiù a prendere i miei piatti e parlare, perché intanto mi sentite. Forse qui non mi vedete, ma qui mi vedete di sicuro. Allora, qui c'è tutta l'esposizione di piatti con tutta la questione Crash, Ride, Charleston, eccetera. Io ne ho già addocchiato qualcuno, sicuramente un piatto che voglio prendere e provare è questo Custom Ride da 20 pollici e sicuramente come Charleston questo Bisons di Meinl. Che è questo ragazzi è un Charleston pazzesco. Ovviamente tutto quello di cui vi sto parlando lo trovate in descrizione. Che bello parlare mentre mi muovo, di solito sono sempre fermo quando parlo, invece oggi mi posso muovere tranquillamente. Vado a inserirlo in queste lightweight di Yamaha. Sta suonando anche il telefono, ma non posso rispondere. Questo piatto dà fastidio alla camera, direi di no. Ecco qua, ok. Molto bene, io intanto continuo a parlare mentre il telefono del negozio suona, ma ci sta ragazzi, ci sta, è il bello di fare un video all'interno di Play Music Store. Intanto, allora, adesso mi manca ancora il Crash che vado a prendere subito. Allora, il Crash che voglio provare, l'avevo visto, dov'è? Allora, è... Dove è andato a finire il Crash che volevo provare? Ah, eccolo qua, Crash. Piccolino ma super, questo mena ragazzi di Crash, questo mena veramente tanto perché è una custom di Zildjian e piccolino ma si fa sentire, sentite qua, vi faccio sentire tutti questi tre piatti che ho preso e così sentiamo come suona tutto insieme, anche perché in realtà non sono stato a pensare a un genere particolare eccetera, ho preso quello che mi piaceva, quello che vedevo qui all'interno del negozio. Mamma mia ragazzi, mamma mia, sono suoni fighissimi perché ovviamente non è un set tutto dello stesso modello, no, ho preso quello che mi interessava e quindi sono completamente diversi. Il Ride, è bello basso, bello spesso eccetera, perfetto per fare rock o cose un po' più pesanti. Qua ovviamente abbiamo una custom. Super secco, perfetto per il rock. E qua abbiamo un Charleston che teoricamente non c'entra nulla con gli altri perché è molto pastoso, molto particolare come suono, ma in realtà pazienza, nel senso mi piace a me e in realtà questo set mi piace molto. La Sonor è ovviamente, come abbiamo sentito, veramente una bomba, sia accordata così, oggi ho deciso di tenerla accordata un po' più alta. Il rullante, di cosa stiamo parlando? Questo è Supraphonic e più che altro l'avete già visto nel video che è già uscito, se non l'avete ancora visto vi lascio il video qui sotto in cui provo un bel po' di rullanti all'interno qui di Play Music Store Milano. Quindi con questo ragazzi io ho montato la batteria ideale, la mia batteria ideale, voi ovviamente potrete poi montare la vostra in base a tutto quello che trovate e basta, grazie mille Play Music Store per avermi dato la possibilità di fare questa cosa che appunto come vedete inizio video a casa non avrei mai potuto fare. Qui sotto in descrizione trovate tutti i link a questi prodotti e noi ci vediamo al prossimo video, ciao.